Tra 2 ore abbiamo il Flixbus e questo è Yon. Oh, dobbiamo partire, Yon. Dove? C'è un bellissimo furgone che ti aspetta per domani notte. Dai, vecchio, stai fermo. Quei preparativi ormai ci siamo. Che ora Dato abbiamo? Che ora dei abbiamo? numeri Quanto 2:40. ci mettiamo ad andare lì? Quante birre beviamo? Ragazzi, cambia tutto, abbiamo un'ora e mezza di disastro. Quindi quante birre sono? Dai, che si muova, dai! Siamo alla prima tappa. Ciao, 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 ciao. 16 minuti, 2:19. Giusto alle 2:40. Mi stai deludendo? E invece... Siamo! No, cos'è arrivato da Bugnano? Quasi, sei ottimista. Siamo nel bus. Siamo praticamente arrivati a Monaco. Dorme un bimbo. Ninna, questo bimbo a chi lo do? Io? Io? Siamo arrivati. Andiamo a bere. Così, va così, ragazzi. In questo Energy è stato ignorante. Anche se investo in tedesco. Stiamo andando al nostro appartamento. Diciamo che non è propriamente extra lusso. Extra lusso. Salve. 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 Lui, è per forza lui, vecchio. Lo vedete questo furgone? Dormiremo qui. Chi è? È lui. Questo è il furgone in cui staremo. Intorno è anche carino, c'è anche del verde. Cosa vuoi di più dalla vita? Andiamo dentro, vi mostriamo quanto è spazioso. Ciao John! Ciao Igor! Qui sta la zona bagno, cucina, camere. Sai cosa mi sono accorto? Oh la Madonna! Something for everyone. So when we entertain, we have people over, everybody's got something to do. Vai a Monaco per bere la birra. E invece, grazie Giulione di esserti laureato e di aver preso un sacco di alcol che noi stiamo piano piano finendo. Sempre un piacere sto cavatappi. Com'è che si salva questo L'app che ti dice dove hai parcheggiato. Buono, buono, speciale Giulio, bravo. Bicchieri vecchio. Nada. Nada. Sì, dammi un pugno tipo. Secondo me troviamo qua dei bicchieri se vogliamo. Senti come Ma dici che a casa nostra ci siano dei bicchieri? Sì, anche secondo me. Vabbè, lui è non specialissimo, eh. Apri. Dov'è la zona cucina? Mi sa che non esiste una zona cucina. Adesso dove lo carico l'Instagram. Che ore sono? Così. Che schifo. Per questo potresti dormire fuori stanotte. Ti Beh, metto. c'è tutto questo spazio. Porco Dio cane, Igor. E Igor a casa libera. Un occhio, un po' di vino. Morte sua, non mi esco di dentro. Centro. Ciao Bobby. La casa dell'HB, ragazzi, la casa dell'HB. Che posto? Che buona l'Augustiner. No, vabbè. Ma quanto è bello. Abbiamo preso sta roba come tipo aperitivo, perché poi vogliamo andare a mangiare in un altro posto. Io già vedo il salsicciotto. Quasi luna, vecchio. Ti piace il salsicciotto? Ah, godoso. Vogliamo anche andare allo stadio. L'Augustiner è meglio della House Brows. O meglio anche HB. HB. Più conosciuta come HB. Stiamo andando allo stadio. Abbiamo trovato due ragazzi che ci accompagnano. Fortunatamente. Say hi to the camera. Ok. We are from the outside. Ok. But you know. I think we find the way to the stadium. We find the way to Perfect, the stadium. perfect. Abbiamo appena fatto un biglietto completamente a caso, ma in teoria ci porta allo stadio, quindi perfetto. Qui sono i miei amici del viaggio e va top, va veramente al top. Bevo, bevo, bevo.
bevo, bevo, mi ubriaco e sono felice, anche se poi vomito. È pazzesco, è figata atomica. Abbiamo preso due biglietti, tra cui uno stampato in casa e uno che sembra un cartonato. Pagati 60 ish. Quindi il vecchio Aliens di dietro. Ci stiamo andando. Ci siamo. Ci siamo. Un brivido immenso perché ancora il brivido. Passa del tornello, non è stato facile. Cioè, facile, non è stato facile, però avevamo il dubbio che quello che ci ha venduto i biglietti non fosse così onesto, però in realtà lo è stato, quindi grande Amir, grande Amir, tipo Amir Samit, Samit. Madonna che figata. Per bere all'Allianz Arena bisogna tipo essere tesserati del Bayer. E praticamente io ho chiesto una birra, però mi ha detto no perché non sono tesserato, e lui me l'ha offerta. Cioè è diventato il mio dio. Sono felicissimo. Alaba, va Alaba, va Alaba. Niente. La scorreggia. Quanto cazzo è luminosa. Luminosissima. Che grandi. Eccoli. Dai Xavi. Oh dai, raga. Le ciabatte, Jerome, le hai messe fuori? Il bello è che adesso non c'è nessuno che se ne va. Sta così. Andiamo a prelevare dopo averci fatto un grande sogno in metro. Adesso andremo nel furgone e poi usciremo. Allora, dopo aver dormito 3 orette sul furgone, un freddo devastante, siamo andati a mangiare qualcosa. Dopo aver ucciso il panino, abbiamo ben pensato di ordinare anche delle patatine, perché tipo mezzo chilo di panino ci bastava. Questa è la situazione letto. Ciao letto. Non so se ti sto inquadrando, ma va bene lo stesso. E niente, siamo messi così nel furgone. In da furgone. Palestra, ma Zavorra è andato in palestra? Sì, un anno andavamo in palestra, io e Zavorra. Madonna di Dio. Allora. Praticamente stavamo dormendo, io stavo dormendo tranquillamente. Aveva già acceso il motorino da un'oretta e stava girando su e giù per un campo da un po'. Qualcuno comincia a bussare. Era la proprietaria del pan, che ci del chiedeva pan gentilmente di andare fuori dai coglioni. Siamo qui a Monaco e soprattutto volevamo un attimino provare qualcosa di tipico. Quindi nonostante, boh, sarà, non so neanche se sono, se è mezzogiorno, comunque è mattina, Cigno che è un po' in difficoltà. Sì, ragazzi, ha fatto cacchina brutta. Vabbè, magari questa parte la possiamo anche togliere. Ho fatto il parcheggio più incredibile della mia vita. Perché le ragazze, che gnocca quella lì, le ragazze inglesi tendenzialmente fa schifo al cazzo, fa schifo. Avvicina, 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 vai, 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 vai. Salve signor. Salve, salve signor. Quanto sei bella. Però io volevo parlare di quanto cazzo è bello questo momento con questo birrone in mano. E qui la situazione inizia a farsi un po' critica. Ah, dopo,